Guardiamoci attorno, tutti i nostri compagni hanno un nome, tutti gli oggetti, tutti gli animali sulle nostre incisioni hanno un nome che li indichi, tutte le persone, tutti gli animali, tutte le cose hanno un nome. Se vi dicono disegnate un'arancia, voi chiedete un'arancia verde, matura, grossa, piccola, rotonda? Per disegnarla esattamente avete bisogno di dire com'è. Le parole verde, matura, eccetera, che si aggiungono al nome arancia e che dicono le sue qualità, buone o cattive, sono gli aggettivi qualificativi. Le parole che dicono come sono le persone, gli animali e le cose, sono degli aggettivi qualificativi. Se dico una rondine vola, mi si capisce. Se dico una rondine rasenta, mi si chiede cosa rasenta? La strada? Il tetto? Il prato? Mi manca un'informazione. Per esempio, una rondine rasenta il tetto. È bastato aggiungere il complemento. Così, a volte, il verbo ha bisogno di un complemento. I cinesi, i giapponesi e gli altri popoli hanno una scrittura perpendicolare, attaccano la pagina là dove noi la finiamo. Quasi tutti gli altri popoli hanno una scrittura orizzontale. I principali tipi di scrittura in uso erano la bastarda, la corrente, la tonda, la gotica e la corsiva, chiamata anche inglese. Dapprima i materiali impiegati sono stati il legno, la pietra e i metalli. In seguito si scoprì l'arte di scrivere su foglie di palma o di malva e poi sul papiro o sulla scorza di un arbusto assai simile alla canna. È dal papiro che ci è giunto il termine francese papier. Quelli usati dagli antichi erano di diverse composizioni e di diversi colori. I romani fabbricavano il loro con il nero fumo dei forni e dei bagni. Per molto molto tempo l'inchiostro ordinario è stato ricavato da un infuso di bacche di galla posto a contatto con una soluzione di vetriolo verde. Poi si aggiungeva un po' di gomma arabica per dare all'inchiostro un'adeguata consistenza. I brani che vi ho letto sono tratti da Il canto secolare di un nomarca di Emmanuel Occard del 1979, l'edizione francese Hachette a Parigi. Fanno parte di una raccolta di scritti che hanno come titolo Le ultime notizie della spedizione sono datate il 15 febbraio 17 puntini puntini. Emmanuel Occard è nato nel 1940 a Cannes, è un poeta francese cresciuto a Tangier, in Marocco. Oltre alla poesia ha scritto saggi, un romanzo e tradotto parecchi poeti americani e portoghesi, tra cui Michel Palmer, Paul Auster e anche Fernando Pessoa. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.